Rex stava già adagiando sul fianco ed era in fiamme. Bruciò per parecchie ore, alcuni dicono giorni, e il giorno successivo un altro squadrone di aerei verificò che la missione era un completo successo. Beh, i piloti erano convinti che il Rex sarebbe stato guardato a vista dalle antiaeree tedesche ed erano convinti che la missione fosse difficilissima e pericolosa. Non potevano credere al fatto di essere tornati a casa tutti sani e salvi. Il Rex venne trasformato praticamente nella più grande miniera di acciaio dell'allora Jugoslavia. I pezzi trasferiti a Jesenice in Slovenia, in fonderia, furono trasformati in prodotti di ogni genere. Dovunque servisse dell'acciaio, in quel periodo proveniva dall'ex. Per anni e anni, ancora oggi, quel poco che ancora ne rimane, l'Erex è stato anche un punto per fare caccia al tesoro per gli abitanti di questi posti. Infatti recuperavano di tutto, da posate, piastrelle, tubi di metallo che poi vendevano per guadagnare qualche soldo, cose di ogni genere. Della chiesa del Rex, questo fatto 2 anni fa con i pezzi originali della nave Rex, sono pezzi di aria condizionata, termometro, altri pezzi di legno, un cardane. Mio papà aveva il giardino 50 metri sopra sulle colline. E dal giardino si vedeva questo Rex ogni giorno, quando ero piccolo lo vedevo ogni giorno. Era buio, era nero, era, non so, era come un fantome sul mare. Quando ero 15 anni andavo a cercare questi pezzi ritrovati là da quel tempo. Non sapevamo che si deve regolare la pressione degli orecchi. La salute ho perso poco, non sento più bene perché mi andava sangue dalle orecchie e dall'altri posti, però era così quella volta. I soldi mancavano sempre, come siamo andati di passione, però anche di guadagnare qualche denaro. Abbiamo trovato solo i pezzi di valore, allora di rame, di bronza, di otonio, il ferro non trovavamo perché non pagavano niente. E quei pezzi abbiamo venduto sulle ferrovie di Capodistria. Il papà del mio amico, lui andava con la barca, lui ha preso un paio di sedie e la tavola. E loro hanno avuto questa tavola e sedie molti anni in casa del Rex. E gli altri prendevano quello che gli serve, anche piatti, anche fornici. Il Rex come piccolo è stato una cosa fantastica. Pian piano questa nave mi è entrata nel sangue e a causa di questa nave sono anche andato a studiare la scuola nautica e scuola nautica superiore. Dopo ho fatto 38 anni di lavoro sulle navi come direttore di macchina. Posso dire che il mio lavoro è proprio per la causa di Rex. Rimane poco in forma tangibile, però di lui sentiamo ancora viva la presenza nell'industria navale italiana. Fu anche grazie al Rex che